la nostra regina Loretta Goggi. Dovresti preoccupare solo di una cosa, che la regia la faccio io. Ah, al posto di Dario. Esatto, ma è uguale, no? Sta facendo finalmente qualcosa di inglese, cioè sta bevendo il tè. Ma non è tè, this. Ah, non è tè? Questa è Margarita con doppia tequila. Ah! Bravissima. Chapeau! Chapeau! Ah, chapeau. Tre chapeau. Secondo me tu rappresenti quella televisione che entrava nelle case degli italiani bussando con gentilezza. Ci siamo un po' disabituati a questo. È vero. Vai, e diglielo tu. Ci canti, maledetta primavera. Che fredda c'era, maledetta primavera. Volevo dire che ha fatto un ottimo lavoro. Io penso che lui la scarpa gliel'abbiano tirata. Qualcuno deve essersi stancato e gliel'ha tirata. Povero figlio. Che imbroglio. John Sedley, che era il mio personaggio, doveva cantare Spada nel cuore, con le parole cambiate. Era una spada nel cuore. Potete spengere. Vai. Era un incubo, meno male, meno male. Per noi che amiamo Loretta Goggi, benvenuta. Grazie, ben trovato. È stato Alberto. Un anno benedetto. Saluto tutte, posso? Certo. Le conosco tutte. Ciao Barbara, ciao Anna, ciao Pamela, ciao Stefania. Ciao. No, non conosco Marina. Lei, ma è Marina La Rosa. Va bene, però ci conosciamo ora. Lei ti conosce sicuramente. Allora, è stato un anno benedetto. Per noi è stato un anno magnifico, perché sei tornata con il tuo show e poi tale e quale. Mi vuoi dire che anno è stato per te? Da un punto di vista professionale è stato un anno magico per il pubblico, che ha potuto vedere quei regali meravigliosi che abbiamo appena condiviso. Guarda, l'anno è stato fantastico, perché io mi sono rimessa alla prova dopo 30 anni che non conducevo un programma e 13 anni che non cantavo. E quindi prima mi è preso un accidente. Quando me l'ha detto Stefano Coletta, che dice: no, tu devi cantare. No, cantare proprio no. E quindi ho ripreso lezioni. Ho fatto, vero? Sì, sì, con una vocal coach, Gabriella Scalise, ho fatto lezione. Perché, sai, le corde vocali sono muscoli, è come un atleta che non si allena o che posso dire? Non certo, è possibile non tenerle in esercizio, in allenamento. E quindi ho ricominciato tutto da capo, con tanti esercizi che non facevo quando ero ragazza, perché erano completamente diversi. Adesso c'è tutta una tecnica nuova. Diversa, sì, sì. Hai ricantato Maledetta Primavera. Ho ricantato. Sì, 42 anni dopo c'è una certa emozione nel ricantare, perché la voce poteva anche non essere quella di 40 anni fa. E quindi è stato emozionante, e mi sono messa alla prova, sono contenta, sono sopravvissuta, questa è la cosa più importante. Mi è dispiaciuto soltanto che il pubblico del varietà non sta tanto bene. Perché dici così? Perché il varietà, secondo me, non è vero che è morto, come si dice. Il varietà bisogna farlo, bisogna spendere dei soldi, impegnare il talento, le forze, i costumi, le cose, eccetera. Il pubblico non è più abituato a seguire un varietà, laddove per esempio è troppo parlato. In questo Carlo Conti è bravissimo, Alberto, perché lui ha una mitraglia, sì. Va avanti, non ci sono tempi morti. Nel varietà, se tu non hai voglia di stare a sentire uno sketch o una persona che ti racconta qualcosa, sono tempi morti. E quindi che l'ho trovato non tanto in buona salute. Però tu sì, invece, straordinaria. Insomma, questo lo deve dire il pubblico. No, noi l'abbiamo visto. Mi ha molto colpito, devo dirti, quando tu sei stata qui a lanciare Benedetta Primavera, questo tuo spirito, cioè io dico, ma come una grande come Loretta Goggi, che ha fatto di tutto, ha condotto qualsiasi cosa, ha fatto il cinema, avevi questa questa emozione quasi come se fosse un debutto reale. No, per me, com'è possibile? Ma perché è così sempre per me. Ma sai che io quando vado a prendere un premio, dove non devo fare assolutamente niente, mi cade la scatola dalle mani, il premio si rovescia. Tocca le mie mani, senti. Sono calde? Fredde. Ecco, questa sono io.
Non posso fare niente. Senti, questa sei tu e siamo qui per una causa molto importante stasera. Sì. Abbiamo tutti e due indosso questo adesivo, sì. 45521, perché è la settimana della ricerca dell'AIRC. Sì. Io dico sempre una frase quando facciamo le campagne, dico un piccolo gesto può fare la differenza per chi è meno fortunato di noi, questo vale per tutti noi. Che cosa possiamo fare concretamente? Allora, concretamente, intanto bisogna mettersi in testa che ricerca vuol dire cura. Quindi non si deve pensare che la ricerca chissà quando o come darà risultati, non è così. Insomma, dobbiamo ricordarci che abbiamo fatto dei grandi passi avanti, che esiste l'immunoterapia, che esistono i CAR-T, che sono recettori e che possono aiutare, per esempio, tutti quei bambini che resistono alle cure tradizionali. Certo. E c'è la, per esempio, la biopsia liquida, che si fa con l'esame del sangue venoso, che non fa male, non dà dolore, non dà niente, ma ci permette di trovare immediatamente se c'è una cosa che potrebbe venire non so dopo quanti anni. Quindi prevedere ancora prima di una PET, di una, capisci che certo. voglio dire? E queste sono cose importantissime. Se noi non aiutiamo la ricerca, queste cose non le avremmo avute. Mio marito è morto 12 anni fa e queste cose non c'erano. Esatto. E dobbiamo dire che ognuno di noi ha avuto o ha familiarità con persone mio papà. Care, amici eccetera. Sì. Io per esempio ho una mia amica che ha purtroppo questo male e sai cosa le hanno detto i medici? Se questo male l'avesse colpita 3 anni fa, lei a quest'ora non sarebbe sopravvissuta perché la ricerca ha fatto dei passi che le stanno consentendo di come dire, bloccare il male. E non solo fare una vivere. Cura mirata esatto. col molecolare, capisci? Colpiscono solo lì. Il punto dove c'è, ecco. Quindi siccome riguarda tutti noi, allora noi possiamo fare qualcosa, possiamo sì. donare al 45521 esatto. tramite SMS, ma io preferirei da telefono fisso, scusate se mi permetto, perché si dà un pochino di più. Ecco. Ecco. E poi anche con una carta di credito, oppure fare proprio attraverso l'AIRC.it dei versamenti che possono essere più sostanziosi, volendo. Ma anche, guardate, lo dico oramai, mamma mia, dal 91 ufficialmente, ma dall'81 che mi occupo di questa cosa, basta anche il denaro di un caffè. Di un caffè. Poi con i prezzi che corrono il caffè comincia a diventare... Cioè, almeno questo serve a qualcosa e non ci innervosisce, ci fa stare bene. Mi raccomando. Facciamolo, 45521. Lo ripeteremo tutte le sere fino a venerdì. Allora, ti abbiamo vista... A tale quale noi, io rido con le lacrime, vedo che tu hai una plomba anche quando Cristiano diciamo deborda. Ma come faccio ad appoggiarlo? Esatto. Devo per forza. Devi avere quel ruolo un po' per così. Forza. Qui abbiamo Pamela. Eccola. Ecco, che tipo di concorrente è stata Pamela? Ma io devo dire la verità che mi ha dato grandissimo piacere sapere che fosse disposta a fare qualsiasi cosa che gli abbiano chiesto. E questo non è facile per personaggi come Pamela che hanno raggiunto popolarità, fama. Non tutti si prestano a fare 4 ore di trucco, provare, eccetera, con gioia, con curiosità. E questo è importantissimo, importantissimo. E quindi lei ha dato questa dimostrazione che non è... Lo stesso ha fatto anche Stefania. Devo dire... un po' tutte le persone che sono venute, però Pamela... C'è uno spirito incredibile, devo dire, c'è un'energia pazzesca, Carlo è formidabile. Sì. Allora io ti ringrazio per questa visita, tu sai che quando vuoi noi siamo qui, io proprio sono felice di vederti, di accoglierti. Questo Grazie. Studio è stato, diciamo, è grande anche per quello che tu hai fatto in questo studio e in questo centro di produzione. Eh sì, da piccoletta si faceva tutto qui, tutti esatto. i miei romanzi, i teleromanzi che ho fatto sono stati girati tutti qua, fra lo studio 2, vabbè poi studio 1 lasciamo perdere, ti puoi immaginare, ci sono ricordi bellissimi. Anche il programma di mezzogiorno, no? Quello lì che tu hai fatto. Sì, esatto, Via Teulada 66. 66, che è proprio dove noi siamo. Esatto, esatto. Beh, è un po' casa mia questa, esatto. No? Non a caso, guarda, c'è tutto lo studio. La casa madre. Tutti quando arriva, ecco, arriva la lettera, ci sono tutti silenziosi, diciamo che, ma come guarda, dire, salutano una grandissima cultura. Grazie, grazie. Io saluto i grandi professionisti. Noi abbiamo dei grandi professionisti. E la forza di questi programmi è proprio quella. L'amore che ognuno sì. di loro, che sono tutti qua adesso, ci mette ogni giorno. Ed esatto. è per questo che noi arriviamo anche al cuore delle persone. È un lavoro corale. Esattamente. Ma allora adesso tu sì. devi arrivare al cuore delle persone e ricordare che devono mandare soldini esatto. al 45521. Da telefono fisso, possibilmente. Esatto. Oppure con non SMS. Obbligatorio, ma meglio. Scegliete voi, però un piccolo gesto può fare la differenza. Sì. Grazie Loretta. Grazie a grazie. Te. Grazie, ci rivediamo. Grazie. E grazie a AIRC, ai ricercatori. Esatto. Questi ragazzi che veramente dedicano la vita.